Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Io ci tengo in apertura, dopo ovviamente ci sottoponiamo anche alle vostre domande, sottolineare e ringraziare Ylva Johansson, la commissaria europea agli affari interni. La ringrazio perché non è scontato e non era, è la prima volta credo, insomma, che succede che il commissario europeo viene qui a Lampedusa, e quindi prendiamo come un segno, ecco, si parla spesso un po' di vicinanza dell'Europa anche ai problemi dell'Italia e di Lampedusa, insomma dei paesi di primo arrivo dei migranti, e la presenza di Ylva qui ed è una presenza concreta che ha visto, è stata preceduta e verrà seguita anche da atti concreti che la Commissione europea sta ponendo in essere per supportare l'Italia in questo delicato compito di essere paese di primo ingresso e soprattutto di paese che ha una frontiera marittima con tutto ciò che ne consegue anche nella gestione proprio della frontiera marittima. Quindi io, ecco, voglio partire da questo ringraziamento. La cosa mi fa doppiamente piacere, come dicevo, non... Ah, chiedo scusa. Sì, scusa. Good morning everybody. I wish to thank you for the very Ovviamente in traduzione anche le parole del ministro dell'interno Piantedosi, perché evidentemente non c'è solo la stampa italiana a seguire questa visita, e ovviamente la traduzione va anche a vantaggio della commissaria degli affari interni dell'Unione Johansson. L'abbiamo detto noi in apertura, no Sarina, non è la prima volta che uomini e donne della commissione arrivano a Lampedusa e poi... Siamo sempre in attesa di fatti, quelli veri. Mi dai un flash prima di chiudere? Fatti, ma io credo che questo è un momento in cui si può ottenere qualcosa di più, perché il cambiamento di regole sull'immigrazione è un problema di cui l'Europa si deve far carico, per non lasciare soltanto ai paesi appunto con confini marittimi il peso di questa accoglienza, perché noi dobbiamo ricordarci che al di là dell'aiuto al primo sbarco, cioè dell'accoglienza, noi abbiamo problemi di integrazione, e di integrare poi le persone che arrivano, verificare chi ha bisogno di asilo politico e chi no, sono le operazioni più importanti. Ma soprattutto noi dobbiamo fermare il traffico di esseri umani, dobbiamo fermare l'immigrazione clandestina. Quella dimensione esterna che citava Meloni, Sarina. Sentiamo ancora un passaggio, esatto, di Matteo Piantedosi. Intanto grazie per essere stata con noi, a te, Alessandro Cattaneo e Angelo Bonelli, ancora al Ministro dell'Interno. Che ci impegnerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Non esistono soluzioni miracolose, diciamo così, esauribili in pochi giorni o diciamo con effetto immediato, ma stiamo costruendo un qualche cosa che possa consentire nel futuro prossimo anche dei nostri cittadini una gestione più ordinata di questo fenomeno, che mette insieme tante cose, mette insieme aspetti umanitari ma anche aspetti sicuramente securitari, quindi di contrasto all'ignobile traffico di esseri umani che purtroppo è ancora molto attivo e molto proficuo.